provo a esagerare, ma è possibile che grazie alla Valanga Azzurra siamo arrivati a Milano Cortina? Sicuramente, parte da lì, parte anche da lì, perché insomma, pensare di candidarsi se non c'è una storia alle spalle, una tradizione alle spalle, fai un'operazione diversa anche l'impostazione, come lo può aver fatto, non so, la Russia con Sochi o la Corea del Sud con Pyeongchang, o la stessa Pechino quando ha voluto fare un'edizione invernale. Cioè, noi abbiamo la necessità, il desiderio, secondo me il dovere di continuare a declinare, a raccontare quello che parte da quel momento, perché lo sci, attenzione, l'alpino, se no si fa abbastanza confusione a livello di discipline sportive, è diventato uno sport nella sua complessità, poi è diventato ancora più grande adesso con tutte le tematiche climatiche, da uno sport per pochi, perché sicuramente insomma è complicato praticarlo rispetto ad altre discipline, uno sport popolare, e tutto parte dalla Valanga Azzurra.